Ciao, togli l'ansia e torna a sorridere. Mi chiamo Renato Tatasciore e in questo video ti voglio parlare un po' dell'ansia lavorandola con EFT, questa tecnica che pratico da tantissimo tempo, da tanti anni devo dirti, e che può aiutarti nei casi di ansia e attacchi di panico. Naturalmente il lavoro che ti propongo è un lavoro energetico, quindi per qualsiasi problema, per qualsiasi malattia, mi raccomando, vai dal tuo medico di fiducia. Noi qui insieme faremo appunto un lavoro energetico e andremo un po' a scoprire le tue emozioni, andremo un po' ad accettare quest'ansia che hai e che ti blocca nella vita, che non ti fa dormire, che ti blocca nel lavoro, blocca anche nelle relazioni, non solo quelle familiari, ma anche con gli amici, cioè là non ci vai in quel posto perché hai paura che ti venga un attacco di ansia, non vai più a ballare perché hai paura che magari in pista c'è troppa gente, ti manca l'aria e poi ti viene questo attacco di ansia. E quindi ti chiedo già subito, fin da subito, di picchiettarti. Se non conosci EFT, è la prima volta che mi segui o che vedi un video di EFT. EFT lavora sul nostro fisico, lavora sui punti dei nostri canali energetici, quelli cosiddetti, vengono chiamati meridiani, e in più, diciamo, EFT è come un'agopuntura, ma fatta con le tue dita. In più, naturalmente, EFT potete lavorare sul tuo sistema energetico, sulle tue emozioni, sul tuo fisico, lavora anche tramite la vibrazione della parola e lavora anche sul tuo inconscio. Quindi cosa vuoi di più? Abbiamo il pacchetto completo, come dico io. Quindi questo è naturalmente un giro esplorativo, che ne chiamerò così di EFT per quanto riguarda l'ansia. E è un giro che ti può naturalmente aiutare per quando magari hai un attacco, per quando magari non ti senti bene. Naturalmente, come detto prima, se hai problemi, vai dal tuo medico, fatti controllare dal tuo medico. E altrimenti, se comunque sei già sotto cura medica e senti che questo mio picchiettarti, questa mia voce ti può essere di aiuto, beh, contattami in privato. Sarò più che felice di conoscerti, di raccontarti la mia storia sull'ansia che ho avuto all'età, avevo 21 anni, 22 anni, ho cominciato a soffrire di ansia e di come col tempo sono riuscito ad uscirne. Quindi iniziamo questo fantastico giro. Anche se tu ripeti mentalmente ad alta voce quello che dico io, seguendo anche poi le varie posizioni. Anche se ultimamente mi accorgo di non avere più il controllo del mio corpo e il controllo della mia vita, dovuto all'ansia, a queste paure. Decido oggi di amarmi e di accettarmi così come sono, totalmente e profondamente. E anche se ho provato a combattere quest'ansia, dei giorni ce l'ho fatta e altri giorni no, scelgo oggi di amarmi totalmente e profondamente, lasciando andare ogni giudizio, ogni senso di colpa, lasciando andare ogni senso di impotenza. E mi apro a qualcosa di nuovo. Mi apro ad un accettare questa ansia che parte di me. In fondo l'ansia l'ho creata io, no? È dentro di me, quindi è qualcosa che ho creato io, come potrebbe farmi del male? Forse oggi, con questo picchiettamento, con queste parole, prendendomi la responsabilità, della mia guarigione energetica, posso vedere l'ansia come qualcosa di diverso, come uno strumento, per evolvermi, o uno strumento per vedere quelle parti più profonde di me che fino ad oggi non ho avuto il coraggio di vedere, o anche tutte quelle azioni e quei blocchi, diciamo, tutte quelle azioni che non ho fatto e quei blocchi che ho messo sulla mia espressione, sull'amarmi, sul vedermi, sul sentirmi. E decido oggi, con un respiro profondo,
di amarmi e di accettarmi totalmente così come sono. Andiamo sulla testa, semplicemente stai in ascolto, respira profondamente per tutto questo video, per tutto questo picchiettamento, picchiettare, e semplicemente ti ripeti tutta questa sensazione di ansia che ho, tutta quest'ansia che ho dentro di me. E talvolta si esprime violentemente, talvolta dolcemente, talvolta con un brivido, talvolta con un pensiero, tutta questa ansia. Zona del sopracciglio e tutta la paura di avere, e tutta la paura di avere attacchi di ansia. E tutta la paura che ho della paura dopo l'attacco di ansia. Praticamente, magari io mi ricordo quando avevo l'ansia e mi durava qualche minuto, ma poi trattenevo questa paura e quindi mi sembrava che l'ansia durasse un'eternità, durasse tutta la giornata. In realtà è la paura che hai trattenuto, che non hai accettato, che non hai fatto fluire e che quindi senti ancora l'eco, ma in realtà l'attacco d'ansia o di panico è già passato. Intorno agli occhi, tutte le cose che non capisco di me, tutte le cose che ho smesso di fare per l'ansia, ma anche tutte le cose che avevo già smesso di fare prima di avere l'ansia. Tutta l'ansia sotto gli occhi, scusa, tutta l'ansia dentro e fuori di me. Tutto questo movimento energetico che non riesco a controllare. Tutto al naso e chissà, magari anche tutto questo controllo che voglio portare nella mia vita. Tutto il controllo delle mie emozioni, del mio corpo, dei miei pensieri. Sotto al labbro ed è normale. Diciamo così, che la mia anima si ribelli a questo. Tutta la non libertà, la non espressione non data, la mia anima, il mio sentire, al mio io profondo, tutti i blocchi che ho creato nella mia vita per avere sotto controllo la vita stessa. Zona della clavicola. Vedo, sento un nuovo movimento dentro di me, di accettazione di ciò che c'è. In fondo, come detto prima, all'inizio di questo video, l'ansia l'hai generata tu. L'ansia si è generata da una parte profonda di te che ha un messaggio. E scelgo liberamente di ascoltare questo messaggio. Quindi apro le mie porte all'ansia e la faccio scorrere e ascolto il messaggio che ha da dirmi e poi la lascio andare senza trattenerla. Zona del timo, del cuore, e faccio tutto questo amandomi ed accettandomi così come sono, totalmente, profondamente, senza giudicarmi, senza chiedermi ma come, perché. È così. E mi apro alla possibilità di una esplorazione maggiore del mio sentire. Sopra la testa e inizio benedicendomi, benedicendo e amando quest'ansia che mi dà una opportunità di cambiamento. E quindi tutte le opportunità che ho rifiutato, tutte le scelte che considero magari sbagliate. Ah, se avessi, ah, se non avessi. Eh? Tutto questo voler avere sotto controllo la vita, ma che poi non controllo. Tutta quest'ansia che mi genera problemi di relazioni e anche con me stesso, con te stessa, no? Quindi poca autostima, questo sentirti sempre oppressa, sotto pressione,
questo non lasciar fluire le energie dentro di te, sotto gli occhi, tutta quest'ansia bloccante, tutta quest'ansia che sento che mi mangia la vita. Io vorrei vivere la vita, ma dall'altra parte l'ansia me la mangia, me la blocca. Tutti questi blocchi, consci e inconsci, che ho dentro di me. Tutte queste energie congelate in questi stati ansiosi che ora scelgo di lasciare andare. Di lasciare andare fuori di me, al giusto tempo e spazio, a cui devono stare, in cui devono stare. Respiro profondo. È un giro della zona della clavicola, è un giro di ascolto, quindi respira profondamente, ascolta cosa succede. Hai lasciato andare tutta quell'energia congelata sugli stati ansiosi, non tua, e quindi ora invece recupero tutta quella mia energia vitale, sostanziale, potremmo chiamarla così, che è mia, che era rimasta ancorata sulle situazioni di paura, e la riporto al mio vero sé con l'energia, al mio vero sé nel qui e ora, contagiando ogni mia cellula, ogni mia memoria cellulare, ogni mio stato, ogni mio dove, ogni mio pensiero, ogni mia fibra, tutto il mio corpo. E sento che è possibile accettare questa parte di me. E sento oggi che è possibile iniziare il cambiamento, esprimere quella parte più profonda di me e mostrarmi per ciò che sono senza paura al mondo. Stimo cuore, faccio tutto questo amandomi ed accettandomi così come sono. Le mani. Grazie per questa nuova energia, grazie per questo nuovo fluire di energia, grazie per queste nuove sensazioni di forza, grazie alla mia ansia, grazie agli attacchi di panico che mi portano a scoprire sempre di più ciò che io sono in realtà, a scoprire tutta la luce che ho bloccato, che ho chiuso, che ho nascosto dentro di me. Grazie, grazie, grazie. Lascia andare, un respiro profondo, qualche secondo di ascolto. E quindi ecco, questo è, diciamo, un breve giro naturalmente per quanto riguarda l'ansia, gli attacchi di panico. Fallo ogni giorno, fallo anche 2 o 3 volte al giorno, più volte possibile, mentre invece, naturalmente, se vuoi esplorare di più te stessa, se vuoi avere la possibilità, come dico io, di respirare felice, la possibilità di uscire ancora con gli amici, possibilità di non sentirti bloccata sul lavoro, contattami in privato, sarò onorato di conoscerti e vedremo insieme se la mia esperienza ti può essere utile per aiutarti sul tuo cammino. Grazie mille e buona vita a te.